Ti dedico il prossimo viaggio, che è un viaggio di un ragazzo giovane, un po' più vecchio di te. Tu quanti anni hai? 24. 24, lui ne ha qualcuno di più, però tenta di conoscere l'Europa spendendo pochissimo. Questa settimana vediamo dove è andato, ha un budget di un weekend a 250 euro, volo incluso. Non è facilissimo, non è facilissimo, eh? Ma ci si può fare. Ci si può fare. Grazie tantissimo di essere stato con noi, partiamo! Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Colonia. Proverò a visitare la città, cercando di non spendere troppo. Al massimo 250 euro. Ce la farò? Vedremo. Lascio uno sghin. Rieccoci qua, Davide, ancora in giro per l'Europa. Vediamo oggi come te la caverai in Germania. Spero bene, Licia. Benvenuti a Colonia, una delle città più grandi della Germania. Venne quasi totalmente distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e in seguito ricostruita. Oggi è diventata la capitale economica del suo distretto. Le sue stradine sono un'esplosione positiva di bellezza. Il centro è molto frequentato da abitanti e turisti che camminano in cerca di qualcosa, magari qualcosa di buono, come il tipico pretzel. Colonia vive circa 1 milione di abitanti che si spostano con i loro efficientissimi mezzi di trasporto. Davide, subito un consiglio per te. Approfitta di questo sole per fare un giro in battello sul Reno. Grazie Licia, mi dai sempre degli ottimi consigli. Così potrò farmi un'idea di Colonia da una prospettiva diversa. Tutto è pronto, si salva ciurma! Una prima vista della città davvero suggestiva. Il Reno attraversa tutta la città. Si tratta di uno dei fiumi più lunghi dell'Europa. Nasce dalle Alpi svizzere e arriva fino ai Paesi Bassi, attraversando nel suo cammino diverse città, tra cui Colonia. Da qui è possibile notare le grandi varietà di architetture che la città ospita. E anche salutare le persone che passeggiano sulle verdi sponde del fiume. Da Davide, quello è il museo della cioccolata. Ma forse ci avevi già fatto un pensierino, vero? Eh sì, Licia, ci andrò domani. Tornato con i piedi sulla terraferma, vado in centro alla ricerca di un posto dove poter assaggiare un piatto tipico tedesco. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. Eccomi accontentato con questo brodo vegetale e della carne con patate e con gli immancabili crauti, il tutto per 18 euro. Ora che sono di nuovo carico, vi lascio incuriosire da queste particolari case, coloratissime e addossate tra loro, che oggi ospitano ristoranti e caffè. Proprio qui dietro si trova la chiesa di San Martino, che vado a visitare. Fu costruita tra il 1150 e il 1240 su edifici romani. Nel tempo venne anche trasformata in monastero benedettino per poi essere completamente distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. Pochi passi da qui si trova il Rathaus, ovvero il municipio di Colonia, situato tra le due piazze di Rathausplatz e Altarmarkt. È la sede del sindaco e del consiglio comunale ed è il più antico della Germania. Può vantare ben 900 anni di storia. Anche questo edificio fu fortemente danneggiato a causa della Seconda Guerra Mondiale, ma venne in seguito perfettamente ricostruito.
Oggi presenta un interessante mix di stili architettonici, dal romanico al gotico al rinascimentale. La torre civica è stata completamente restaurata e dal 1958 è presente anche un carillon composto da 45 campane che suonano ben 4 volte al giorno. Vado all'interno per esplorare la struttura e mi ritrovo un'infinita sequenza di corridoi e stanze arricchite da opere d'arte antica e moderna. Davide, se giri l'angolo troverai qualcosa legato a una leggenda molto particolare che ha come protagonista un leone e il sindaco della città. Sicuramente, Licia, ti stai riferendo al cosiddetto Cortile del Leone, realizzato intorno al 1540. Il nome deriva proprio dalla leggenda secondo cui il sindaco avrebbe lottato contro un leone affamato, uscendone vincitore. Un fatto questo che ha rappresentato gli scontri tra la curia e l'arcivescovado e tra la cittadinanza e il consiglio. Insomma, il municipio di Colonia è un posto ricco di storia che vale la pena visitare. Nel mio secondo giorno qui a Colonia decido di visitare uno dei luoghi più suggestivi della città, il Duomo. La sua costruzione richiese ben 600 anni, dal 1248 al 1880, e il suo completamento venne festeggiato come un evento nazionale. Questo capolavoro dell'architettura gotica sopravvisse ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ed è ancora oggi in piedi per regalare emozioni incredibili a fedeli e visitatori. Al suo interno mi colpiscono subito le finestre da cui penetra la luce soffusa. Queste magnifiche vetrate raccontano le storie dell'Antico Testamento. Le 5 navate sormontate da un soffitto a volta alto più di 40 metri mettono un po' in soggezione. Ciò che rende unica questa chiesa è il fatto che qui sono custoditi i corpi dei re magi, portati a Colonia come bottino di guerra da Federico Barbarossa dopo che saccheggiò Milano nel 1162. Si trova in un grande sarcofago chiamato l'Arca dei Tre Re, che però, purtroppo, non riesca a riprendere. Forse anche per questo motivo il Duomo attrae ogni anno circa 6 milioni di visitatori. Davide, ma lo sai che le torri della Cattedrale di Colonia sono fra le più alte del mondo? Pensa che bel panorama da lassù. Perché non ci vai? Tanto abbiamo appurato che non soffri di vertigini. No, Licia, figurati, ci vado subito. L'accesso alla torre è subito fuori dalla chiesa e per 4 euro si può arrivare ad un'altezza da paura, 157 metri. Prima però c'è qualche gradino da fare. Non sarai già stanco. Su, su, che sei quasi arrivato. Insomma, prima della cima ci sono solo 533 gradini da salire. Eccomi arrivato. Effettivamente, Licia, ne valeva davvero la pena. Dopo questa fatica mi merito davvero una dolce ricompensa. Finalmente è arrivato il momento che tanto aspettavo, la visita al Chocolat Museum, il museo della cioccolata. Con 11,50 euro di biglietto si accede alla storia del cacao fin dalle sue origini. Aperto il 31 ottobre del 1993, dopo 13 mesi di costruzione, è diventato un vero e proprio trionfo per il turismo. Oltre 1300 metri quadrati di superficie in due piani, che mettono in mostra anche i macchinari che vengono usati per la produzione di cioccolatini. Guarda che bravo, mi hanno già assunto. Ma come, Davide? Ci tradisci per 2 cioccolatini? Almeno una camionata. Fammi pensare un attimo. Ma no, Licia, giusto il tempo di assaggiare questa bontà e torno nei miei panni di viaggiatore. Tranquilla, Licia, non vi libererete così facilmente di me. Dopo tanto lavoro, ecco la mia ricompensa. Che bontà! Davide, però adesso basta con la cioccolata. Sbrigati che il sole sta calando e devi assolutamente goderti il panorama dal punto più alto della città. Forse lì ci intendi. Quello. Va bene. Andiamo. Per arrivarvi attraverso l'Unzonal Bridge, il ponte ferroviario percorso anche da pedoni e bici. A
Anche questo luogo non è stato risparmiato dalla moda dei lucchetti, messi qui dagli innamorati. Eccolo il Coin Triangle, che per soli 3 euro vi regalerà uno spettacolo unico. E nel momento migliore, Colonia dall'alto, nel suo magnifico splendore di luci. Il mio viaggio è già finito. Sarò riuscita a rientrare nel budget? Per 1,50 euro, proprio al limite, bravo il nostro Davide Scarcella.